Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Allora, siamo qua nel mio garage perché sono appena arrivate le uova. Uova di che roba? D'oca. Sono uova d'oca, razza, quella padovana. Sì, io ho un po' tutto sulle padovane. Un giorno vi racconto perché ce l'ho su così con Padova. Ho metà sangue padovano. Forse è quello lì. Siamo un po' a pelo, sono le ultime uova feconde delle oche, perché sono praticamente le oche che hanno uno spettro molto molto ridotto appunto di cova, non cova, di creazione delle uova, non mi viene il termine. Insomma, quindi andiamo a aprire. Speriamo che siano abbastanza buone come uova. Allora, una cosa che apprezzo già un sacco, tac, un sacco di paglia. Wow, bella nostrana questa roba. Lo apro con voi. Wow. Una, due, tre, quattro. 5, pensavo di averne prese 6, 7, 8 uova. Dovevano essere 6, probabilmente mi hanno unito gli ordini e quindi potrebbero essere non solo di Padovana. Quindi, essendo 6 uova, no, 8 uova abbiamo detto, 8 uova, non posso fare quello che volevo fare, cioè utilizzare la mia classica Lumia 8 che ne tiene solo 6 di uova d'oca, perché sono... No, ne tiene 8. Ne tiene 8 di uova d'oca, quindi usiamo la Lumia 6. All'occorrenza avevo già pronta la 49 Plus della Borotto. Sono incubatrici fantastiche, io mi trovo bene, sapete che faccio sempre la classica incubata con loro. Vi ricordo anche che c'è il codice sconto solo per noi farmer, qua sotto in descrizione. Quindi che cosa faccio? Tiro fuori la mia Lumia, la sistemo un attimo, la lascio accesa quelle 2 o 3 orette perché vada in temperatura e dopo mettiamo dentro insieme le uova d'oca. Ma prima di incominciare e trasferire le nostre uova qua dentro, prenditi un secondo, metti un bel mi piace a questo video per farmi capire se ti può piacere questa serie dedicata alle uova d'oca. Quindi, mi raccomando, metti un bel mi piace, schiaccia il pulsante iscriviti, attiva la campanella per rimanere aggiornato sul futuro di queste uova. Prima di incominciare, tiro fuori il libretto di istruzioni del laborotto perché mi serve vedere, visto che non ho mai incubato uova d'oca, capire più o meno come fare, soprattutto i giorni. Allora, vediamo. Qua abbiamo oca 30 giorni, quindi ci metteranno non 21 giorni come la gallina, ma 30. Dal 27esimo dobbiamo smettere di far ruotare. La speratura la facciamo il nono giorno, quindi non cambia molto rispetto alle galline la facevo l'ottavo dopo una settimana circa. Quindi accendo subito la nostra Borotto, intanto scarto le uova, che così appena in temperatura, fra 2 orette, gliele sbatto dentro. Perfetto, abbiamo la nostra macchina che è arrivata in temperatura, ora l'ho staccata con la corrente dall'altra parte, devo ancora portare le varie prese. Cosa facciamo? Tiro fuori, già che ci sono, il buon vecchio e fidato Sirio, che è il sistema di umidificazione per le uova.
45 gradi, te lo ricordo, ma andiamo a aprire queste magnifiche uova. Ora vediamo, le ho prese, coltellino, le ho prese da un sito che non vi dico per ora qual è. Devo dire che il sito non si presentava molto bene, infatti ho avuto un po' di paure, però dicono che è il migliore che c'è in circolazione. Allora, l'uovo è bello grosso, vedete? E quindi aspetto di vedere la schiusa e dopo vi dico dove le ho prese, è così. Insomma, è inutile che vi consigli una roba, dopo rimane il video, magari dopo o mi trovo bene o mi trovo troppo male, uno vede solo questo video, prende il nome, no, invece voglio vedere se è un buon sito prima di consigliarvelo. Anche perché non ce ne sono molti effettivamente che fanno uova d'oca, però ce ne sono due o tre, quindi vediamo. Prima si testa sulla nostra pelle le uova. Sono marcate per ora. Di sicuro mi è piaciuto molto come me l'hanno spedita. Spedizione veramente veloce, ottima su quello. Si potevano usare anche dei sistemi non come questi, cioè come col polistirolo per la consegna, però insomma le uova sembrano intatte e quindi direi che possiamo andare bene. Ti consiglio di non incubare le uova appena arrivano. Aspetta sempre, io direi, mezza giornata, perché quando te le consegnano sono appena state sballottate e non è ottimale. Me ne sono accorto proprio sulla mia pelle. Le uova, ragazzi, comunque sono veramente, veramente belle. Almeno a vista, dopo io effettivamente non ho mai, cioè non ho una grande esperienza, in verità sono neofita sulle uova d'oca. Faremo tutta questa esperienza non da espertoni, ma da proprio gente che è la prima volta che si approccia a questo mondo e insomma faremo le nostre esperienze insieme, considerazioni, perché questo qua è quello che vuole essere Matt the Farmer, un canale, un raccoglitore di esperienze che sono le mie, cioè uno parte da zero e fa le robe senza avere prodotti super mega iper impossibili. Cioè, la Lumia, vedete, io la uso veramente un sacco, non ho un allevamento, quindi addirittura la 49 Plus la uso di meno, nel senso che non mi capita mai di incubare così tante uova. Di solito faccio 2-3 incubate uova differenti in periodi differenti dell'anno, quindi mi basta e avanza la mia fedele Lumia 8, anche perché mi sono trovato sempre veramente bene, molto semplice da usare, il risultato è ottimo e soprattutto è anche avanzata come tecnologia. Guardate che anche su cose magari semplici come può essere l'incubazione delle galline, a volte avere un'azienda che comunque ricerca nuovi materiali, nuove tecniche, non è male, non è male. Io sono, sapete, mi piace molto sempre, eccola, stavo dicendo, questo qua purtroppo è un uovo che è crepato, quindi le ricontrolliamo tutti. Quindi partiremo con, anche questo qua è crepato però. Sapete cosa vi dico? Io ora per ora ho due uova lì crepate. Ora te le faccio vedere, non sono crepatissime, però io non so se si possono, allora, questo a posto. Non so dirti se si possono incubare comunque, perché ti faccio vedere. Allora, io sai che cosa direi? Questa qua devo dire che è molto ma molto più pronunciata.
Vediamo se qua mi becca il focus meglio. Ok. La noti? Io direi facciamo un esperimento. Visto che ho sia la Lumia 8, ma anche la 49, è vero che è un po' sprecato utilizzare la 49 per questo, però testerei usando tutte e due le incubatrici. Nella 49 ci metto le due uova crepate, che se vanno male, se non va bene, amen. Nell'altra, invece, nella Lumia 8, ci metto le 6 uova, quelle diciamo buone. Dovrò solo stare attento perché ho solo un sirio, però vabbè, gli metto io l'acqua e facciamo questo test. Non lo so se qualcuno di voi ha più esperienza sotto questo punto di vista. Ora io metto tutto in saccoccia, vi terrò aggiornati. Qua sotto, proprio nei commenti, mi servono un sacco di consigli, di commenti. Secondo voi funziona, non funziona? Boh, non lo so, vedremo. Testiamo anche questi esperimenti qua, perché magari è crepato, però ci può stare. Alla fine ho cambiato un po' di cose. Ho messo le 6 uova buone dentro la 49 Plus e l'ho unita a Sirio, che ora deve andare ancora un attimo in percentuale giusta, ora diminuisce. E perché mi ciuccia un pochino più di acqua la 49 Plus. Io ho messo invece le due uova, diciamo quelle crepate, quelle bacate, dentro la Lumia 8. Allora, è già palese che non andranno bene, non saranno a posto, finiranno la schiusa. Me lo dice anche Elsior Borotto dentro la sua fantastica, guarda qua, uova da scartare, rotto, forato no, però insomma sono le robe da non fare. Ruvido, bianco, piccolo, leggermente sporco, ovo lungo, vai. Però insomma, noi secondo me dobbiamo testare, dobbiamo provare. Tanto io tra 9 giorni faccio la speratura, quindi tra 9 giorni lo so. Tanto ho tutte e due le incubatrici. Why not? Perché non provare? Se ti è piaciuto questo video, qua sotto metti un bel primo di tutto mi piace. Poi mi servono un sacco di vostri commenti. Magari qualcuno di voi ha più esperienza di me. Vedete, le ragazze ora stanno dentro. Lì ferme, boh, vediamo, non lo so. Bene, ragazzi, ci vediamo a breve e dai, speriamo che vada tutto bene.